Buongiorno a tutti, sono Rosa Imoni, giornalista finanziaria di WebSim, la divisione digitale di Intermonte. Oggi il nostro ospite qui a NextGen, Giuseppe Giglio, amministratore delegato di Giglio.com, una società attiva nella vendita online nell'ambito della moda e del lusso. E come procede questo settore? Quali sono, secondo lei, i principali driver che potranno spingere appunto il vostro settore in futuro? Ma noi lavoriamo nella industria più bella e più affascinante del mondo, che è quella della moda. Quindi parliamo di moda. Io vivo nel mondo della moda da quando ero ragazzino, perché la mia famiglia ha negozi di abbigliamento a Palermo e ho sempre vissuto e sempre vivrò un mondo della moda che continuerà a crescere, che sarà sempre alla ricerca della novità. Del lusso, dell'ultimo grido, dell'ultimo trend. Perfetto. Senta, un'occhiata alla semestrale. Nel primo semestre la società ha totalizzato ricavi pari a 22,6 milioni di euro. Può fare un commento alla semestrale? Sì, noi abbiamo vissuto un periodo straordinario di crescita negli ultimi 10 anni, perché abbiamo affiancato il mondo della moda e il mondo del commercio elettronico, quindi sono due industrie. Indipendentemente, diciamo, hanno conosciuto uno sviluppo straordinario. Il Covid, inoltre, diciamo, è stato un driver di crescita per il nostro mondo, perché chiusi in casa, l'unica cosa che si poteva fare è comprare online e magari comprare qualcosa di abbigliamento per poter passare meglio le proprie giornate. Adesso, finita la sbonia del Covid, diciamo, c'è un momento di normalizzazione sia del mondo della moda che del mondo del commercio elettronico, perché si è tornati un po' ai negozi fisici, si è tornati ad avere altre priorità, che magari nel 2020-2021 sono state un po' messe da parte, il viaggio, il ristorante, la palestra, e quindi. Diciamo, il primo semestre di quest'anno vive un po' di una flessione legata a una normalizzazione della curva, ecco, chiamiamola così. Bene, può parlarci della vostra recente iniziativa Digital Gateway Giglio.com? Certo, abbiamo messo in campo quello che so che è il nostro know-how. E siamo i primi testimoni di noi stessi, perché noi alla fine siamo una tech company che produce un catalogo sterminato, fatto dall'inventory di più di 200 negozi, e forniamo ai clienti finali un prodotto che è un marketplace, un catalogo online, dove il cliente può scegliere tra più di 800 brand. Tutti questi prodotti noi li fotografiamo, facciamo dell'intelligenza artificiale per la generazione del catalogo. Facciamo marketing, quindi facciamo web marketing in tutte le lingue, in tutti i paesi del mondo. E oggi quello che abbiamo fatto è mettere a disposizione tutto questo know-how anche per i negozianti che fanno parte del nostro community store, quindi del nostro marketplace. Quindi il negoziante non ha più solo e soltanto la possibilità di vendere i propri prodotti attraverso Giglio, ma anche di ottenere da noi una consulenza o un servizio legato al suo sito internet. O al suo business online digitale. Bene, grazie mille. Siamo stati con Giuseppe Giglio, amministratore delegato di Giglio.com. Grazie.